Il tuo ascensore funziona che è una meraviglia, eh? Sono 2 anni che non funziona. Cioè, funziona, non si apre la porta. Brava, no, stella. Hai visto quanti figli? Vedo che avete assunto nuovi impiegati, eh? No, è mia figlia. Non sapevo dove lasciarla stamattina. La visita personale. Desidera qualcosa? Volevo sapere qualcosa sulle clarocorie. Un attimo. Come si chiama lei? Mi chiamo Panicciangelo. Eccolo, Panicciangelo. Ecco, il 457. Dopo 13 anni. Com'è possibile? Se l'anno scorso ero tra i primi 200. Adesso vediamo. Le credo, sua madre ha avuto la pensione l'anno scorso. Che c'entra? Mica la prendo io la pensione. Cosa le posso fare? Se un genitore prende la pensione, il figlio retrocede in graduatoria. Non sarà bella, non è primo lei, non sarà neanche l'ultimo. Sì, vabbè, ma dopo 13 anni gli trovo ancora 400... 57. Lo vuoi un consiglio? Si sposi. Faccia 2 o 3 figli, vedrà che il suo punteggio salirà di me. Ma che è matta? E come li campo? Fate il figlio di via suo fratello, a suo zio. Buongiorno, si ricorda di me, no? Ieri mi avete mandato all'ufficio degli invalidi civili. Io sono andato, vedi in gradatore e mi mettono sempre più indietro. Rossi, sì? Vieni un po'. Ma chi è che mi cerca? C'è un invalido civile che può parlare. Ah, ho capito, sono un invalido civile. Senta, caro signore. Ma come glielo devo dire? Un turco, in aramaico, non so. Ma è possibile che lei ancora non ha capito in che mondo viviamo? Sì, è vero, io ieri l'ho mandata via all'ufficio di collocamento. Mi sembra che lei sia proprio, volevo dirle un'altra parola, un sempliciotto, un ingenuo. È possibile che ancora non ha capito che le graduatorie dell'ufficio degli invalidi civili non valgono assolutamente niente. I veri uffici di collocamento, caro signore, sono le segreterie dei partiti. Soltanto chi ha dietro le spalle un bel partito politico, un bel personaggio politico, allora può andare avanti. Chi non ce l'ha, ha un handicap. Ma pure un handicap politico. Già la prendeva la madre a darmi di uno. Ma pure un altro handicap. Comunque, caro signore, ripeto, lei mi sembra un ingenuo, non lo so. La raccomandazione è necessaria. In poche parole, ma a lei chi l'ha raccomandata? Così ci vado pure io. Io questo posto l'ho vinto e ho sudato facendo un regolare concorso. Ma che sei scomodo? T'arrabbi pure. E io che devo dire allora? Faccia come vuole, come meglio crede. Vada a protestare a Roma al Ministero del Lavoro.